con il presidente della LND, Memmo. Allora, abbiamo visto una giornata di festa, al di là poi del risultato finale, il ritorno del calcio femminile. Sì, è stata una bellissima giornata. Ancora una volta mi voglio complimentare con la responsabile del calcio femminile, col suo team, che veramente hanno messo a punto una manifestazione bellissima, con una partecipazione di pubblico che sinceramente non ci aspettavamo, ma anche con tantissimo tifo, quindi è stata veramente una bella giornata. Abbiamo visto anche delle belle partite, quindi anche dal punto di vista tecnico ho assistito a delle gare di livello. Ecco, questo deve essere chiaramente un punto di partenza, non di arrivo. Abbiamo sentito anche proprio la Tinari prima, che ci ha detto l'obiettivo è quello di portare a 10 le squadre femminili. Ecco, un obiettivo molto difficile, ma ci si può comunque provare. Sì, noi adesso lavoreremo, ma già abbiamo da qualche mese iniziato a lavorare e ci siamo posti questo come obiettivo, per poter portare l'eccellenza a un numero di squadre congruo per poter fare un campionato di livello. E stiamo lavorando e continueremo a lavorare per fare in modo che anche l'eccellenza femminile si valorizzi al meglio e soprattutto che le società le più importanti, le più blasonate, ma comunque chi si vuole cimentare in questo progetto femminile, cercheremo in queste settimane di sentirle e di spronarle a poter iniziare questa attività. Ecco, Presidente, per concludere, è stato davvero questo un lavoro di squadra, di gruppo, anche per quanto riguarda la LND? Lo dico sempre, noi prendiamo spunto dallo sport che amiamo, dal calcio, e il calcio si gioca in 11, o comunque a 5, o comunque si gioca in squadra, e stiamo cercando di lavorare come comitato regionale con questo obiettivo, di fare squadra, di fare gruppo, perché solo così secondo me possiamo realizzare la rete più bella, che è quella della promozione del calcio in Abruzzo, ma soprattutto con quei messaggi che ci rappresentano e ci devono rappresentare, quelli positivi, belli, che abbiamo visto oggi, di condivisione, di felicità e di passione, perché poi effettivamente la passione è quella che ci spinge, questa sana passione ci spinge a poter lavorare quotidianamente, non solo noi ma tutti coloro che stanno nel nostro mondo, e quindi solo così sicuramente otterremo i risultati dovuti.